di group delle navi, ringraziando per l'interessamento e impegnandosi ad aiutare i turisti che porteranno i propri amici a quattro zampe in viaggio con loro. Volotea, compagnia aerea che già oggi consente il trasporto di cani e gatti, a cui chiederemo l'impegno di farlo in maniera sempre più costante e superando anche il trasporto solo in stiva, perché tanti padroni ovviamente di mettere il proprio animale in stiva giustamente non hanno sta gran voglia. E poi altri ci ha risposto la società Ali Lauro e tutte quelle del gruppo lauro.it che sono organizzate per il trasporto di animali domestici. Ci complimentiamo con il ministro per la grande sensibilità dimostrata per il settore, impegnandosi a migliorare. Quindi diversi di voi ci avevano scritto per chiedere una mano, il ministro dei trasporti è a disposizione per viaggiare meglio con gli animali domestici, quindi questo è uno dei piccoli grandi temi. Matteo, quando eliminiamo il gioco d'azzardo, la ludopatia è un serio problema, quindi il tuo messaggio è assolutamente importante. Federica saluta da Brescia. Matteo, mi raccomando il nuovo codice della strada che dovrebbe essere approvato entro l'estate, quindi con regole non più severe, più giuste per chi sbaglia, perché mettersi alla guida, mettersi al volante rischiando di uccidere se stessi e il prossimo assolutamente non può andare avanti. Dicevamo, grazie ai più di 2 milioni di italiani che hanno scelto la Lega, 2 milioni e 100 mila, è una grande città contro tutto e contro tutti, perché la gran parte delle televisioni, delle radio, dei giornali, degli intellettuali radical chic ce l'hanno con me e con la Lega, e grazie ai 500.000, anzi più di 500.000, 530.000 che hanno scelto Vannacci, alla faccia di tutti i sinistri scandalizzati. Salvini, ti prego, compra il Milan. Magari ci avessi i soldi e la possibilità di farlo. A proposito, complimenti al Napoli che si è assicurato Antonio Conte, complimenti alla Juve che si è assicurato Thiago Motta, pare che al Milan arrivi Fonseca, ma chi vivrà vedrà. Dicevo grazie, e grazie anche perché avete con la vostra scelta scelto 242 sindaci della Lega in tutta Italia, di cui 50 sindaci nuovi. Quindi grazie soprattutto a chi magari votava per la prima volta, avere 50 nuovi sindaci della Lega al lavoro già oggi in ufficio è tanta roba. Penso anche a città una volta rosse come Forlì e Ferrara in Romagna e in Emilia. Matteo, cosa pensi di Fedez? Allora, a me alcune canzoni di Fedez piacciono anche, anche se non mi ha mai particolarmente amato. Ma ieri ho letto oggi sul giornale, mi ha fatto uno scherzo. Io non pensavo manco fosse uno scherzo, poi sai che scherzone, ognuno si diverte come vuole. Mi squilla il telefono, ero a casa a Roma con la Francesca, con la mia compagna, era le 11, 11 e mezza, mi suona il telefonino, leggo Fedez, e se uno ti chiama alle 11 e mezza la sera dici ma rispondiamo, si sa mai, avrà avuto un problema, e invece mi dice ah, scusa, mi è partita la telefonata, ciao ciao, come stai, dai, gli dico dai, ci vediamo per un caffè, tu stai bene? Sì, mette giù, poi scopro oggi sui giornali che era uno scherzo telefonico. Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni, c'era ancora il telefono, ve lo ricordate voi magari degli anni 70-80 con me, non c'era il telefonino, c'era il telefono dove col dito dovevi girare e chiamavi un po' da scemotto a 12-13 anni facendo gli scherzi telefonici e poi facendo la pernacchia buttando giù. A 40 anni magari il tempo degli scherzi telefonici è finito, però un bacione a Fedez, sperando che faccia altre belle canzoni, e grazie anche a Vasco che sta regalando dei concerti spettacolari nella mia Milano a San Siro. So che non sempre a parole dolci nei miei confronti, però la musica è musica, quindi io adoro i pezzi di Vasco Rossi, poi può pensare, dire di me quello che crede, non cambia il mio giudizio su un grande artista per quello che riguarda. Vale scrive: Vasco ti ha insultato e ha fatto bene, ma secondo me uno che insulta il prossimo non fa mai bene. Poi io non mi piace un cantante, non vado al concerto, non mi piace un politico, non vado in live. Ecco, ma perché uno deve andare in live alle 5:30 di un bel pomeriggio di giugno quando
almeno a Roma finalmente non piove, potete fare due passi, potete studiare per gli esami, potete fare l'amore, potete fare quello che volete. Ecco, uno che viene qua a scrivere Salvini coglione non denota abbondanza neuronica. Mettiamolo così: Salvini sei un grande, ho votato Lega, Matteo ho votato Lega, viva la Lega, forza Lega, a Merano piove, e quindi Salvini sei un grande, mi raccomando Salvini il ponte sullo stretto, e ribadisco, è bello che tanti siciliani, tanti calabresi, tanti italiani vogliano delle infrastrutture più moderne, più sicure, più efficienti, l'obiettivo è di aprire i cantieri entro l'anno. Salvini, rispetto per te, grazie, puoi salutarmi, mi chiamo Fatima dal Marocco, ciao Fatima. Domani è un giorno particolare, perché domani, 12 giugno, è il primo anniversario della morte di un grande italiano, per me non solo un alleato ma un amico. Nel corso degli anni anche lui per anni insultato, denigrato, diffamato, processato dalla sinistra. Intanto ringrazio Marco che mi dice: Salvini ti voterò per sempre, Salvini ho votato per te. La loro ignoranza è la nostra fortuna. Saluto Edoardo, saluto Flavio di Albenga. Matteo, era la prima volta che votavo e ho votato Lega. Eccoci qua. Però dicevo, domani è il primo anniversario della morte di un grande italiano. Secondo me, non so come la pensiate, però per me Silvio Berlusconi è stato il numero uno in tantissimi campi. Non solo nel calcio, troppo facile amarlo per un milanista, però pensate, ha inventato le televisioni private, ha costruito città moderne a misura di famiglia, ha inventato la pubblicità e ha cambiato la vita anche in politica. Quindi eterna, per quello che mi riguarda, memoria e gratitudine a Silvio Berlusconi, perché di quelli che l'hanno insultato per 30 anni nella storia italiana rimarrà zero. Di Silvio Berlusconi nella storia d'Italia ed Europa assolutamente rimarrà tanto. Matteo, sono siciliano e ho votato Vannacci. Sempre grande Silvio Berlusconi, forza Milan e forza Lega, grazie. Dicevo, domani, anniversario della morte di Silvio Berlusconi, quel maledetto 12 giugno, sarò a Bruxelles per portare avanti l'idea di Europa nuova che voi ci avete chiesto votando centrodestra. Complimenti anche a Fratelli d'Italia, Forza Italia, che sono cresciuti come è cresciuta la Lega, però la scelta della Lega è mai alleanze con la sinistra. Mai alleanze con i socialisti. Avete visto il voto in Francia? Bye bye Macron. Avete visto sia in Francia che in Germania quelli che parlavano di guerra, desideravano la guerra, come se spingessero per la guerra, sono stati pesantemente bocciati dagli elettori francesi e tedeschi, tanto che Macron è stato costretto a sciogliere il Parlamento nazionale e a convocare nuove elezioni in Francia per il 30 di giugno. Domani incontrerò Marine Le Pen insieme agli alleati austriaci, olandesi, fiamminghi, portoghesi, e quindi cerchiamo di costruire questa Europa diversa che voi, scegliendo la Lega, ci avete dato forza per fare. Ciao dalla Lega, sono di Altamura. Salvini, cosa ne pensi di Vannacci? Una persona estremamente valida, in gamba, seria, concreta, e se uno ha preso 500.000 di voti, anche tu, fessacchiotto, che scrivi Vannacci a rogo, la democrazia significa che chi prende i voti vuol dire che ha l'apprezzamento del popolo. Quello che scrive Salvini, ti appendiamo in piazzale Loreto, e poi magari vanno in giro con la bandiera della pace, basta con la violenza, con la guerra. Quando cacciate tutti i clandestini, tutti è complicato, però l'importante è espellere. Il Santo Padre conferma la sua presenza al G7 che l'Italia organizza in Puglia a Borgognazia, e conferma che parlerà di pace, quindi spero che quelli che amano la guerra alla Macron ascoltino almeno il Santo Padre e ricostruiscano percorsi di pace. Io penso che i 2 milioni che hanno votato Lega abbiano dato anche un mandato forte per dire no alla guerra, no alla guerra e no alla guerra. Yasmin, Matteo, perché odi l'Islam? No, sbagliato. Poi qua in ufficio ho qualche rosario, qualche crocifisso,
qualche immagine sacra della Madonna che mi è stata regalata, però io non odio l'Islam, ognuno è libero di credere nel Dio che vuole, io odio i fanatici, gli estremisti, i violenti, sì, e purtroppo nel nome dell'Islam ci sono troppi fanatici, estremisti e violenti. Non parlo solo degli assassini, dei tagliagole, dei talebani, parlo anche di quelli che arrivano in Italia e magari ritengono che la donna valga meno dell'uomo, ritengono che una ragazza non si possa vestire come vuole, non possa baciare chi vuole, non possa amare chi vuole, non possa sposarsi con chi vuole. E viva la libertà, e viva la libertà di pensiero, di religione, di parola e d'amore. E quindi se qualcuno arriva in Italia e pretende di portare in Italia la poligamia o la restrizione per le donne, io lo dico urlandolo garbatamente: chi ritiene che la donna valga meno dell'uomo nel mio paese non è il benvenuto. Quindi fortunatamente è una minoranza, sì, ma se qualcuno nel nome del suo testo sacro, del Corano, ritiene che la violenza sia la soluzione e che la donna valga meno dell'uomo, posso dire che in Italia non sono graditi coloro che ritengono che le donne, che le ragazze siano degli oggetti da usare e da abbandonare. No, non la penserò mai così. Quindi il mio problema non è con l'Islam, il mio problema è con qualche estremista e fanatico. Vedo che in tanti state ringraziando per il libro mandato, sono io che ringrazio voi. Pensate che più di 500 persone, in tanti l'hanno comprato, siamo arrivati settimana scorsa, ha detto la casa editrice, a 30.000 copie. Pensate, 30.000 italiani che vanno alla Mondadori, vanno alla Feltrinelli, vanno in Esselunga, vanno al Libraccio e chiedono un libro. Non tutti hanno voglia e tempo per leggere un libro, però cerco di spiegare la mia idea di Italia, di scuola, di futuro, di università, di intelligenza artificiale, di giustizia, di lavoro. Sto leggendo il libro, bello, grazie. 30.000 italiani pronti per il rogo in piazza, scrive un cretinetti poco democratico. Grazie per il libro, mi è arrivato a casa. Ecco, ad alcuni l'abbiamo mandato a casa. Se mi mandate un commento in posta privata su Instagram, mi fa piacere sapere che vi è piaciuto. Matteo, cosa pensi degli omosessuali? Io penso che gli omosessuali, come gli eterosessuali, come i transessuali, siano liberi di amare chi vogliono, come vogliono, quando vogliono, dove vogliono, ovviamente nel rispetto della libertà altrui. Io non distingo gli esseri umani fra omosessuali o eterosessuali o bisessuali, donne e uomini, ragazze e ragazzi. L'importante è non ostentare mai, l'importante è rispettare il prossimo ovunque si vada. Quindi viva la libertà d'amore nel rispetto del prossimo. Ruggero, mi mandi il libro? A parte il fatto che, se vuoi, Ruggero, oggi pomeriggio c'è in libreria a casa tua, però se qualcuno non tutti possono avere 18 euro per un libro, se mi scrivete in posta privata nome, cognome, indirizzo, qualche copia ancora assolutamente c'è. Ma vi pare che un politico fa le live? Ma secondo me è doveroso parlare con voi, siccome lo stipendio dei politici lo pagano gli italiani, e quindi raccontare del nuovo codice della strada, ad esempio, che è uno dei testi su cui stiamo lavorando da mesi, che poi entrerà nelle case, sulle strade, perché ci saranno regole per i monopattini, perché ormai i monopattini vanno anche a 30, 40, 50 all'ora, contromano, abbandonati ovunque, quindi casco, non per le biciclette, anzi per le biciclette nel codice della strada prevediamo delle piste ciclabili, vere, riservate, protette. Per quello che riguarda i motociclisti, motorini e moto, stiamo investendo milioni di euro per i guardrail salvavita. Ci sono dei motociclisti? Penso di sì, ragazzi, ragazze o anche cinquantenni. Ecco, stiamo sostituendo su tante strade italiane i guardrail, perché purtroppo in caso di scivolata rischia di essere una ghigliottina, mentre con i guardrail che arrivano fino a terra, fino al cemento, c'è protezione non solo per gli automobilisti ma anche per i motociclisti. Matteo, porta i 125 in autostrada. Ecco,
Le moto in autostrada è un altro tema su cui stiamo lavorando. Matteo, quando sei a Bruxelles, domani mattina aereo da Roma per Bruxelles, riunione con gli alleati europei della Lega, quindi con Marine Le Pen, Jordan Bardella, complimenti, che hanno preso più del 30% dei voti dei francesi a Parigi, poi hanno protestato, hanno manifestato, hanno fatto casino con quelli dei centri sociali di sinistra, ma le elezioni sono belle perché il popolo vota e quando il popolo vota vince, quando il popolo sceglie vince. Salvini Arrogo, grazie. Matteo, adoro le tue live, grazie, ripeto, le faccio innanzitutto per non fare come altri politici che finita la campagna elettorale, presi i voti, spariscono, cambiano il numero di telefono, l'indirizzo mail e chi si è visto si è visto, quindi il codice della strada, ne parlavamo prima, ne parliamo adesso, il trasporto degli animali sui mezzi per le vacanze, ne parlavamo prima, ne parliamo adesso, la direttiva autovelox è in vigore e ripeto, da ministro dei trasporti, mettere gli autovelox nelle strade pericolose, sì. Mettere gli autovelox a ripetizione, magari nascosti o mal segnalati, per tassare, tartassare chi va a lavorare, motociclisti, automobilisti, camionisti, taxisti, no. Il decreto salva casa è in vigore e so che tanti di voi stanno già andando nei comuni per chiedere la documentazione, per sanare, regolarizzare piccoli problemi interni alle loro abitazioni, quindi assolutamente sono contento di quello che abbiamo approvato. Matteo, cosa ne pensi di Fonseca al Milan? Non lo so, non lo conosco, quindi spero che torniamo a vincere qualcosa. Grande Matteo, non vedo l'ora di votare Lega. Saluta la seconda B, non so di dove, ma saluto la seconda B. Che mi dici dello scherzo di Fedez? Ma scherzo abbastanza sciocchino. Se uno ti chiama a casa alle 11:30 e tu rispondi per educazione, perché magari pensi che qualcuno possa avere un problema e ti possa chiedere qualcosa, e poi è uno scherzo, vabbè, una risata, evviva evviva. Diceva il grande Charlie Chaplin che una giornata passata senza sorridere è una giornata persa. In bocca al lupo a noi che stiamo studiando per la maturità, mi scrive Marina. Quindi in bocca al lupo a tutti, un saluto alla quinta L che mi ha appena scritto. Ciao mitico addirittura. Matteo, ti aspettiamo in Sardegna, spero presto, bellissima terra. Davide mi chiede l'Asti Cuneo, siamo sostanzialmente come autostrada in dirittura d'arrivo dopo tanti anni assolutamente di mancate promesse e di chiacchiere. Un bocca al lupo alla terza A che sta facendo gli esami di terza media, giusto? Non ci sono solo i maturandi, ma ci sono anche i ragazzi delle medie, ne ho incontrati tanti a Pavia settimana scorsa e quindi un abbraccio e in bocca al lupo a tutti quelli che stanno preparando esami per le medie, per la maturità e esami anche universitari. Ciao Salvini, puoi salutare il mio nonno Francesco che ti stima, quindi ciao anche a nonno Francesco. Matteo, mi raccomando, la riforma della giustizia. Sì, assolutamente, penso che la riforma della giustizia sia fondamentale. Matteo, mi raccomando, avanti con il ponte e tutte le opere pubbliche, assolutamente sì. Tatiana saluta da Traversetolo in provincia di Parma. Matteo, avanti con la flat tax e col taglio delle tasse per noi partite IVA. Assolutamente sì, l'obiettivo è portare a 100.000 euro il livello di flat tax. Matteo, mi fai sorridere. Eh beh, è già una funzione sociale. Pensate a quelli che vivono perennemente incazzati. Mi saluti, mi chiamo Sabri, un saluto a Sabri. Matteo, ci saranno nuove regole per i neopatentati? Allora, col nuovo codice della strada, l'unica novità che riguarda i neopatentati è che per i primi 3 anni di patente non potranno guidare macchinoni di una certa potenza, Ferrari, Lamborghini, perché almeno nei primi anni di patente è meglio, ragazzi, prendere la mano. Se il papà magari c'ha il fuoristrada, c'ha la Ferrari, c'ha il super Mercedes e te lo dà il sabato sera pensando di darti una mano e non hai ancora preso le distanze, preso le misure, secondo me è meglio aspettare un pochino. Matteo, sulla leva militare che dici?
che io alcuni mesi servizio civile, servizio militare, non per educare alla guerra, io sto combattendo per bloccare le guerre in corso, quindi fra Russia e Ucraina, fra Israele e Palestina, però una grande forma di educazione civica per ragazze e ragazzi con nozioni di pronto soccorso, di protezione civile, di salvataggio in mare, ad esempio la seconda A che mi saluta, penso sarebbe utile, ragazzi, sapere come si fa un massaggio cardiaco, come si spegne un incendio, come si interviene in caso di terremoto, di frana, di alluvione, quindi avere una grande formazione civica per tutti i ragazzi e le ragazze, quindi non il servizio militare che insegna la guerra, ma un servizio civile militare che insegna a salvare, aiutare, a soccorrere e rispettare il prossimo. Puoi salutare Agostino, saluti Agostino, saluto la seconda O, la seconda E del Colombo di Marigliano, saluto e ringrazio Mattia, Valerio, Marletto. Io la vorrei domani, la leva militare, mi dice Francesco, 16 anni, vediamo se ci portano avanti questa norma. Matteo, ti aspetto a Verona, saluto la quarta di Manfredonia, e viva la droga, la leggo per dirti che sei uno sciocchino. Ci sono tanti modi di divertirsi, di stare in compagnia, suonare la chitarra, bersi una buona birra, farsi una bella passeggiata in montagna, andare a un concerto, è l'estate dei concerti, andare a vedersi un bel film, leggersi un bel libro. Perché la droga? Perché la droga? Dai, lasciate perdere, ragazzi, la droga poi ti rovina i neuroni, ti rovina i polmoni, ti toglie la gioia di vivere. Quindi da questo punto di vista non sarò mai d'accordo con coloro che parlano di distribuzione o spaccio o libera vendita di droga. Giulia mi chiede: Matteo, qual è il tuo colore preferito? Ma il rosso di fianco al nero, il rosso non in politica, questo qua, quello del braccialetto, il rosso di fianco al nero. Ho votato Vannacci, è un grande. Ciao Matteo, mi saluti, mi chiamo Isabella, forza Napoli, forza Lega, forza Inter, tutti in serie. Matteo, mi raccomando, continuate ad andare avanti a tagliare le tasse. Sì, ci piacerebbe farlo per tutti e subito, però per tanti già in queste busta paga, l'avete visto dall'inizio di quest'anno, ci sono buste paga un pochino più pesanti. Saluto Gabriela e Marinella, saluto Fatima ed Elisa. Però la birra non fa bene, no, un bicchiere di birra, un bicchiere di vino, certo, se ti bevi 3 litri di birra o se ti bevi 2 fiaschi di vino, bene non fa. La droga sicuramente non fa bene, poca o tanta non fa bene, questo è sicuro. Ecco, far l'amore non crea nessun danno collaterale, drogarsi sì. Saluto Cinzia e Armando, Angelo dall'Albania. Matteo, sei a favore o contro il nucleare? Sono assolutamente a favore del ritorno al futuro, quindi dell'utilizzo della forma di energia che la stessa Unione Europea riconosce come la più sicura, la più green, che è l'energia nucleare. Io non so come la pensiate voi, però ci sono più di 400 centrali nucleari oggi pomeriggio, mentre siamo in diretta, in funzione in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Cina, in Gran Bretagna, in Russia, in Francia, nella nostra vicina Francia, hanno 56 centrali nucleari operative oggi pomeriggio. E la bolletta della luce costa di meno per i cittadini, per le famiglie, per gli ospedali e per le fabbriche. Io mi domando perché dobbiamo pagare la luce molto di più rispetto ai francesi per dire di no al nucleare, perché qualche nostalgico di sinistra dice di no al nucleare. Voi cosa fate? Dite sì o no al nucleare? E ripeto, stando ai numeri, stando ai dati, il nucleare di ultima generazione è la forma di energia più pulita, più sicura, meno costosa, niente scorie. Per me sì, è Lorena, Sam sì, Paolo Capone sì, The Plastic Girl dice no, Pinsoglio sì, 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 Raffaella Velasco dice no al nucleare. Ecco perché? A me incuriosisce chi non la pensa come me e rispettosamente esprime un parere, però vorrei capire perché no al nucleare. E quindi come facciamo a competere, a pagare meno le bollette
della luce. Le centrali nucleari non sono più quelle di 30-40 anni fa, quelle di Chernobyl. Per intenderci, sono piccole, modulari, sicure, non producono inquinamento e ti danno un'energia costante, perché va bene il pannello solare, va bene l'energia eolica, però non sempre c'è vento e non sempre c'è il sole. Sia il nucleare e meno Europa. È uno dei temi di cui stiamo assolutamente ci stiamo occupando. Un saluto a Conselve. C'è un ballottaggio a Potenza, ad esempio, col candidato sindaco della Lega Fanelli, c'è il ballottaggio a Cremona, c'è il ballottaggio a Urbino, ci sarà il ballottaggio a Verbania, a Vercelli, a Firenze, a Perugia e a Rovigo, perché in tante città bisogna ancora scegliere il sindaco. Matteo, ti aspettiamo a Bagnolo, un saluto da Manfredonia, evviva la sinistra, dice uno, evviva. Evviva tutti, evviva la democrazia, evviva tutto quanto. Saluto Antenna, saluto Senad dall'Albania, saluto Giamila Vichi. Matteo, anche domani mi raccomando una live. No, domani sono a Bruxelles tutto il giorno, torno a Milano giovedì, non riesco a farla tutti i giorni. Intanto saluto la quinta del Rosmini di Grosseto, in bocca al lupo alla maturità. Quest'anno, se non ricordo male, compie 40 anni una delle canzoni più belle, che è notte prima degli esami di Antonello Venditti. Matteo, sei un grande, ti aspettiamo a Viterbo. Perché più Italia e meno Europa? Perché noi vogliamo, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa. Siamo innanzitutto italiani, difendiamo il nostro lavoro, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, e la burocrazia europea che mette in discussione tutto questo, per quello che mi riguarda, non va bene, va cambiata, tanto che i più europeisti delle scorse elezioni, Renzi e Calenda, bocciati entrambi non da Salvini ma dal popolo italiano, che non gli ha dato i voti per andare a Bruxelles. Lo stesso popolo italiano che con più di 2 milioni di voti ha scelto la Lega. Matteo, non mi è ancora arrivato il libro, arriverà, te lo mandiamo. Ciao Matte da Caderzone, da Camilla, ci vediamo quest'estate a Caderzone, che è uno splendido paesino di 600 o 700 abitanti in Trentino. Matteo, com'è il tuo libro? È questo. Mi piacerebbe che qualcuno si incuriosisse, lo andasse a leggere, poi non pretendo che siate d'accordo su tutto, però sono storie di vita, del liceo, dell'università, e di un'idea di Italia che non si arrende. A me non piacciono quelli che si arrendono, quelli che non ci provano mai, quelli che scappano. E anche per questo vi ringrazio, per questa manciata di minuti che avete tolto allo studio, alla famiglia, al lavoro. Quindi saluto Mari, saluto Chiara, la migliore amica di Emma. Cosa pensi di Vannacci? Una bella persona che è stata votata da più di 500.000 italiani, e quindi in democrazia chi vota vince, chi sceglie vince. Quando un popolo vota, vince. Quelli che non votano si devono rassegnare a seguire le scelte degli altri. Matteo, qual è il tuo film preferito? Tanti, però io adoro Amici Miei, la serie di Amici Miei, tutti i James Bond, gli 007, poi però non vi voglio annoiare. Matteo, mi raccomando, quelli che fanno casino all'università basta e paghino di tasca loro, mi scrive Alessandro. Pensate che oggi, se non erro, la rettrice della Sapienza Roma ha quantificato in più di 300.000 euro i danni fatti da quelli che hanno occupato l'università a Roma per far casino, per protestare. Bene, dovrebbero pagare di tasca loro, la loro mamma e il loro papà, perché se blocchi, occupi una scuola, un liceo, un'università o una stazione, non possono pagare tutti i cittadini per i danni del tuo mal comportamento, pagate voi. E quindi da questo punto di vista ringrazio il ministro della scuola Beppe Valditara, perché i danni fatti nelle scuole non li pagano tutti gli italiani, ma li pagano i fessi che distruggono lavagne, palestre, aule scolastiche, che usano gli estintori. Fatelo a casa vostra,
fatelo a casa vostra. Un saluto alla terza B, un saluto e un ringraziamento a Emanuela. Se uno fa casino, se uno blocca una stazione ferroviaria e danneggia dei lavoratori, degli studenti, dei pendolari, gente che magari deve andare a lavorare o deve fare una visita medica, paga di tasca sua. È troppo bravi, far casino e poi paga pantalone, paga qualcun altro. Fai dei danni, paghi tu. Così la penso io. Quindi ragazzi, grazie. Un abbraccio, più di 220.000 reazioni con alcune migliaia di persone connesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È tutto, adesso torno ai fascicoli, stiamo lavorando sull'investimento sulla rete idrica nazionale per ridurre le perdite degli acquedotti, stiamo lavorando anche sugli investimenti sulla rete ferroviaria per limitare i disagi, i ritardi per i pendolari e poi l'alta velocità fra Brescia, Verona, Vicenza, l'alta velocità fra Roma, Napoli, Bari, insomma a livello di strade, autostrade, porti, aeroporti e ferrovie stiamo cercando di lavorare per un'Italia più moderna, più efficiente e più sicura. E i 2 milioni di italiane e di italiani che hanno scelto la Lega sabato e domenica mi danno la voglia, la forza e l'energia di andare avanti. Vi si vuole bene a tutti voi e anche a Fedez, però se mi chiama stasera a mezzanotte mi sa che squilla libero e non gli rispondo. Vi si vuole